Non c'era mai stato un governo con dei ministri quasi tutti figli del popolo e quasi nessuno figlio di papà. Io ho fatto una breve lista perché mi aveva dato lo spunto Speranza un anno fa alla festa del fatto, effettivamente è impressionante. Tutti figli di gente umile, normale. Quindi gente che anche per estrazione sociale è più propensa ad ascoltare le voci che vengono dal basso che non quelle che vengono dall'alto. E il problema è che quel governo era popolare per estrazione, ma era popolare anche per la popolarità che aveva. Il Presidente del Consiglio era il Presidente del Consiglio più popolare degli ultimi 25 anni, come risultava dai sondaggi fatti da Repubblica. E i ministri come Speranza erano ai primi posti della graduatoria della popolarità. E quindi voi capite per quale motivo invece di dire sono popolari si dice sono populisti. Perché popolare è un pregio, populista è un difetto, l'ismo è sempre deteriore, no? È per quello che l'hanno buttato giù. Poi non è che non hanno fatto degli errori, secondo me ne hanno fatti e nel libro li ho elencati, ma non li hanno mandati via per i loro errori, li hanno mandati via per i loro meriti. E hanno messo al loro posto l'esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini, eccetera. Mentre mi spiace dirlo, non capisce un cazzo, né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Mi dispiace dirlo, capisce di finanza, ma non esiste l'onniscienza o la scienza infusa. E non ha neanche l'umiltà, perché a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile umano, si è convinto di essere competente su tutti i rami, e quindi non chiede consiglio.